Allora, innanzitutto buona serata. Per me è un grande piacere essere a Torino, è una città che amo molto, mi sento molto vicino, quindi spesso, sicuramente alcuni di voi mi hanno già visto, perché faccio spesso delle iniziative qui perché sono molto affezionato a questa città. Allora, il mio discorso cercherà di prendere in considerazione diversi aspetti di quella che è, il contatto. Quindi la pelle come luogo di comunicazione, di ospitalità, di apertura e quindi anche come luogo della cura, che è uno degli aspetti che maggiormente mi premono. Allora, partiamo dalla considerazione che la pelle non è tanto un involucro che ci separa dal mondo. La pelle è disseminata di organi sensoriali e questa sensorialità è in pratica una costruzione di un'interfaccia con gli altri, cioè attraverso la pelle noi, come dire, percepiamo il mondo. Quindi la pelle è un organo sensoriale e molto spesso non viene preso in considerazione questo aspetto molto importante del fatto che sono molteplici gli organi sensoriali che sono presenti nella pelle. Inoltre, la pelle comunica anche non solo in maniera aptica, cioè basata sul contatto, sulla carezza, cioè c'è una comunicazione molto forte che noi vediamo tra gli esseri umani. Abbiamo sentito la difficoltà, no, del distanziamento sociale durante tutta questa pandemia. Perché il contatto è il darsi la mano, è il porgere la mano, è l'accarezzare, è l'abbracciare, è anche solo il contatto, acquisire contatto con l'altro. Quindi la comunicazione aptica è una comunicazione fondamentale, direi, in tutti i mammiferi. Ovviamente i mammiferi, diversi mammiferi lo fanno in maniera specifica, peculiare, in modo di costruire un contatto per quanto riguarda, che ne so, gli elefanti, è tutto basato sull'utilizzo della proboscide. È bellissimo e commovente vedere quando l'elefantessa tocca e accarezza il suo cucciolo con la proboscide. I gatti hanno un contatto che è soprattutto legato a determinate parti del corpo. Il gatto ama molto sfregare il muso, la faccia e quindi in un certo senso prendere contatto con il corpo attraverso delle vere e proprie marcature. Quindi è un contatto molto stretto, è potremmo dire un contatto appropriazione, cioè il gatto si appropria di noi a tutti gli effetti, è come se ci mettesse dei marchi che dice tu sei mio. Il cane utilizza la lingua. Per il cane la lingua è l'organo del contatto, è un po' le mani del cane sono la bocca, la lingua e quindi attraverso la lingua il cane ci chiede delle cose, nel senso che quando un cane ci lecca in faccia ci sta letteralmente chiedendo delle cose, ci sta chiedendo protezione, ci sta chiedendo amore, ci sta chiedendo anche cibo a volte, ci sta chiedendo, cioè il suo comportamento usarci, del porgerci la lingua è un modo esattamente come quello del cucciolo che fa con la mamma, che le lecca il viso, la mamma rigurgita il cibo, questo è il mondo dei lupi, è fatto in questo modo, e quindi la richiesta, è una richiesta quella del leccare, esattamente come lo spingere con la zampa o il mettersi seduto sono comportamenti tipici dei cuccioli, dei cani. Come dicevo, la comunicazione di contatto, una comunicazione importante nei primati è il cosiddetto grooming, ed è anche l'allo-grooming, cioè il prendersi cura non solo del proprio corpo, no? L'auto-grooming o self-grooming, ma il prendere proprio pulire il corpo dell'altro, addirittura che diventa una pratica sociale molto importante. C'era un bellissimo documentario dove si vedeva un babuino che andava a prendere un parassita, una zecca, se le metteva addosso
poi andava dagli altri a dire: vedi che ho qualcosa. Cioè era proprio una sorta di trovare un rapporto, no? Attraverso la zecca, cioè attraverso la zecca e quindi attraverso il grooming entrare in un rapporto sociale. Allora, la pelle è non solo però data tutta disseminata di organi sensoriali al punto tale che, insomma, noi parliamo di tatto, ma in realtà è una molteplicità di sensorialità, ma la pelle è anche disseminata di ghiandole apocrine che producono degli odori, che emettono degli odori, che emettono dei feromoni. Ora non si sa bene se l'essere umano sia in grado di percepire i feromoni, perché l'organo che tradizionalmente è deputato alla ricezione dei feromoni si chiama organo di Jacobson o organo vomero nasale. Nell'essere umano va in regressione subito dopo la nascita, quindi nasciamo con la capacità di percepire i feromoni, ma nel giro di poco tempo questo organo va in degenerazione. Però altri dicono forse abbiamo altre metodologie, altri apparati, perché sapete che ci sono tutta una serie di ricerche che dimostrano che anche l'essere umano è sensibile ai feromoni. Di certo è sensibile, per esempio, il cane ai nostri feromoni. E il cane quindi è in grado di leggere determinate condizioni del nostro corpo, perché la chimica del nostro corpo e quindi anche la chimica delle emozioni, perché sappiamo che le emozioni non solo producono delle risposte comportamentali, no? La paura, possiamo leggerla in viso, la paura di qualcuno, no? Oppure rabbrividire, l'orripilazione in un cane, la famosa postura da strega del gatto. Quindi le emozioni danno anche, come dire, dei riscontri visivi. Le emozioni si esprimono anche attraverso delle risposte fisiologiche, per esempio la paura aumenta il battito cardiaco, il disgusto lo rallenta. Quando alcuni cani, per esempio, non sopportano la macchina, alcuni dicono ha paura della macchina, dicono no, in questo caso ha disgusto della macchina. E se avessimo un cardiofrequenzimetro, cioè una di quei rilevatori che vedono il battito cardiaco, potremmo differenziare molto bene la paura che aumenta il battito cardiaco dal disgusto che lo rallenta. Ma le emozioni non solo producono delle risposte fisiologiche interne, ma alterano anche la risposta apocrina delle nostre ghiandole. E quindi noi letteralmente abbiamo odori differenti a seconda delle emozioni che proviamo. Ora, sapete che il cane è straordinario nel leggere gli odori, non perché sente quantitativamente gli odori più di noi, ma perché sente qualitativamente meglio gli odori. Cioè laddove noi sentiamo un cocktail, un mélange unico, che potremmo definire una puzzetta, il cane all'interno di quel mélange può, non è detto che lo faccia, può riconoscere 2 o 3 mila odori differenti. E dal momento che per qualunque cane la cosa più importante siamo noi, io dico sempre, guardate, che il più grande premio che puoi fare al tuo cane è dargli attenzione, è stare con lui, perché per il cane non c'è regalo più grande, cioè han voglia i behavioristi di dire il bocconcino, in realtà la cosa che i cani preferiscono è la nostra attenzione. Per cui se tu dai attenzione al cane quando fa una cosa che non ti piace, stai pur certo che stai premiando quella cosa che non ti piace, perché lui dice, bene, questo è il modo migliore per continuare e per ricevere l'attenzione di questa persona. Quindi capite che intelligenza sociale ha il cane, no? È un'intelligenza molto forte che noi equivochiamo, cioè quando lo portiamo fuori a fare le deiezioni, no? La cacca e la pipì, se tu subito dopo che l'ha fatta lo riporti a casa, è chiaro che il cane non la farà più, perché dice, scusami, la cosa più bella è passeggiare con te, se quando faccio la pipì e la cacca smettiamo, mi riporti a casa, allora abbiamo quelle situazioni dove vedi le persone che dai falla, il cane non la fa mai, lo riportano a casa e la fa sul tappeto di casa. Sembra un dispetto, ma i cani non fanno un dispetto. Ma quello che volevo dirvi è che i cani sanno sempre se siamo tristi, se siamo arrabbiati, se siamo stressati, perché attraverso la sua capacità olfattiva è in grado di leggere
quello che la pelle sta dicendo attraverso le ghiandole apocrine. Allora, io penso che dobbiamo a questo punto fare un discorso molto più generale, cercare di capire l'importanza del contatto in un certo tipo di animali, che sono i mammiferi. Allora, non perché voglio escludere tutti gli altri animali e metterli in serie B o escluderli, insomma. No, io voglio dire, i mammiferi sono animali particolari che hanno delle caratteristiche specifiche. Lo dice il fatto che il piccolo nasce all'interno del corpo della mamma e si nutre attraverso la ghiandola mammaria, quindi si nutre attraverso la mamma, riceve protezione, riceve accudimento da parte del genitore e riceve educazione, che il genitore, in qualunque specie di mammifero, educa i propri cuccioli, cioè gli insegna delle cose. Noi potremmo pensare che, cioè, voglio dire, un pregiudizio per cui pensiamo che gli animali abbiano l'istinto e non abbiano bisogno di avere invece degli apprendimenti magistrali, non solo quelli esperienziali, ma proprio degli apprendimenti magistrali, dove ci sia qualcuno che dica al cane o al gatto: per essere cane, per essere gatto, devi imparare queste cose. E in effetti è proprio così. Se noi togliamo precocemente un cucciolo dalla mamma, quello non potrà mai diventare a pieno regime, a tutti gli effetti, un cane o un gatto, perché la mamma gli insegna delle cose. Per esempio, nel mondo dei cani, la mamma dà l'astuccio dei comportamenti sociali, quindi la capacità di gestione della frustrazione, la capacità di sottomissione, la capacità di comunicazione, di ritualizzazione dell'aggressività, insomma, tante cose che noi vediamo vengono passate attraverso educazione. Quindi diciamo che i mammiferi sono animali particolari, hanno determinate caratteristiche. Il grande errore è pensare l'uomo e gli animali, come se l'uomo non fosse un animale. Allora, l'uomo è un mammifero. Quindi i mammiferi sono una certa forma di animalità. Cioè i mammiferi manifestano la loro animalità, cioè declinano la loro animalità in un certo modo. E quel modo è profondamente segnato dalle cure parentali. Potremmo dire che tutti i mammiferi sono in qualche modo l'archetipo, cioè l'aspetto di base dei mammiferi, la consistenza, il fondamento dell'essere mammifero, e quando dico essere mammifero intendo anche l'essere umano, il fondamento dell'essere mammifero è appunto la dimensione parentale. La dimensione parentale è la dimensione più importante per la costruzione della identità individuale del soggetto, sia da un punto di vista affettivo, sia da un punto di vista cognitivo. Da un punto di vista affettivo, perché sappiamo da tutta la ricerca che è da Bowlby in poi, che l'affettività, il rapporto di attaccamento ha un'influenza fondamentale sulle nostre caratteristiche emozionali, sentimentali, motivazionali. E sappiamo anche, da, potremmo dire, Vygotsky in poi, che è proprio attraverso la relazione col genitore che si sviluppa quella zona prossimale di crescita, cioè quell'apertura di conoscenze che caratterizza il soggetto. Quindi, parliamo di qualcosa di importante. I mammiferi hanno nella cura, nel contatto, la loro, come dire, struttura di base, i loro fondamenti. Ora, qui vorrei a questo punto passare in considerazione alcuni aspetti. Quando noi parliamo di una caratteristica, per esempio la caratteristica predatoria del gatto, allora, voi sapete che i gatti amano rincorrere, cioè sono animali che sono attratti dal movimento. Se io metto un essere umano davanti a un computer, l'essere umano vede delle icone. Se metto un gatto davanti al computer, lui non vede niente. Se muovo la freccetta del mouse, lui vede qualcosa. Ciò significa che per lui nel mondo c'è qualcosa se qualcosa si muove. Per l'essere umano nel mondo c'è qualcosa
se c'è un'icona, cioè un'entità chiusa, per cui se andiamo in una spiaggia noi vediamo le conchiglie, che sono icone, cioè emergono dalla sabbia. Se guardiamo un prato vediamo dei fiori, perché sono delle icone. Se andiamo in un bosco vediamo dei funghi. Ok, potrei continuare, fermatemi. Per capirci, l'essere umano è un raccoglitore. Quindi all'essere umano piace raccogliere. E infatti uno dei primi strumenti, dei primi oggetti che sono poi presenti in tutte le popolazioni è la borsa. La borsa viene sempre tenuta in una scarsa considerazione, parliamo del fuoco, della pietra scheggiata, parliamo della scrittura, e non ci rendiamo conto che invece la cosa più importante che da un punto di vista antropologico ha fatto la storia dell'umanità è la borsa. Ma questo perché? Perché l'essere umano è un raccoglitore. E come raccoglitore, per lui il richiamo delle icone è letteralmente irresistibile. Cioè, voi guardate al mare, sulla spiaggia, troverete persone con un secchiello che raccolgono delle conchiglie puzzolenti che poi butteranno via. Ma in quel momento è bellissimo raccogliere le conchiglie. Vedete un bambino su un prato raccoglie fiori. Allora se su quello stesso prato mettete un gattino, lui rincorre farfalle. La differenza tra un essere umano e un gatto, sotto questo punto di vista, non voglio allargarmi troppo, ma sotto questo punto di vista, è il predicato verbale. Cioè il predicato verbale, sapete, l'acqua scorre, l'acqua sgorga, ok? Il gatto rincorre, l'uomo raccoglie. L'essere umano raccoglie. Questa è una delle sue caratteristiche. È un collezionista nato. E quando fa una collezione, apprende. A volte io mi divertivo con gli insegnanti dei miei figli e mi dicevano, ma questi ragazzi, non solo i suoi, ma questi ragazzi non sanno niente di storia, non sanno niente di geografia. E io mi divertivo a incalzarli. E come mai conoscono tutti i Pokémon? Se hanno queste difficoltà di apprendimento, dovrebbero averle anche nei confronti dei Pokémon, che sono tutt'altro che facili. Voglio dire che solo le trasformazioni di Eevee sono superiori ai sette re di Roma. Quindi non è che solo la differenza, ma poi sì, questi evolvono. E guardate, i ragazzi li conoscono tutti. E mio figlio, che ora ha più di 30 anni, ha 31 anni, se li ricorda benissimo. Le guerre puniche non sa neanche cosa sono. Neanche l'idea, io dico sempre, è fibra, l'hai mangiata e l'hai emessa alle elementari, alle medie inferiori e alle medie superiori. I Pokémon no, i Pokémon sono rimasti dentro il suo cervello, da qualche parte ci sono. E sono estremamente stabili. Ma perché? Perché i Pokémon li raccogli. Questo è. Noi siamo dei grandi collezionisti. E quando inizi a fare la collezione di qualche cosa, li vuoi tutti. Voglio dire, io a volte ci campo con questa cosa, perché se uno inizia a comprarmi un mio libro, diciamo, perché non ne compro anche gli altri? È come quelli che ti regalano il primo volume di un'enciclopedia che non faresti mai, e me l'hanno regalato, lo metti lì, nella libreria, uno sta male, e li compri tutti. Allora, scherzo, però se pensiamo allo shopping, se pensiamo anche al Natale, il Natale è la grande festa del raccoglitore e viene citato attraverso le stesse stimolazioni che noi facciamo sul gatto quando lo vogliamo far giocare a rincorrere, no? Tiriamo le palline, facciamo muovere delle cose, vedi che il gatto va giù di testa. Il raccoglitore è preso dalle icone, dalle cose colorate e dalle luci. È il Natale. E a quel punto, quando sei immerso in questa dimensione, vuoi portare a casa delle cose. Non sai più neanche tu cosa, ma qualcosa lo devi portare in tana. Si risveglia in te il raccoglitore. Allora, quando però parliamo di caratteristiche innate, perché c'è purtroppo una cattiva, secondo me,
impostazione che ovviamente che è legata all'idea antropocentrica che l'essere umano non è un animale, pertanto mentre gli animali hanno un rango naturale, sono costituiti dalla loro natura, Leopardi diceva di natura è frutto ogni vostra vaghezza, riferendosi ai passeri solitari, se vi ricordate, l'essere umano viene considerato mancante, incompleto. C'è questa ipotesi dell'incompletezza o della mancanza di specializzazione dell'essere umano che non ha nessun fondamento scientifico. E mi sorprende il fatto che venga ancora oggi ripresa che l'essere umano non è un'entità specialistica, specializzata. Se andiamo a vedere e lo confrontiamo con gli altri primati, l'essere umano è una delle specie che maggiormente ha evoluto una specializzazione. Confrontiamolo per esempio con lo scimpanzé, ovviamente lo andremo a confrontare con gli animali che sono più vicini a lui nella parabola filogenetica, non lo vado a confrontare con l'ameba, con lo scarafaggio, lo confronto con quel gruppo dei primati che si chiamano antropomorfe, dove c'è lo scimpanzé, il bonobo, il gorilla. E confrontiamo l'essere umano. Facciamo un'analisi assolutamente oggettiva, come se fossimo degli alieni. Beh, l'essere umano è l'unico che ha specializzato il treno posteriore per la locomozione, differenziandolo nettamente dal treno anteriore. Guardate che il piede è un capolavoro evoluzionistico, la struttura del piede. La crescita del femore è la struttura stessa del femore, il tubercolo del femore che si aggancia al bacino permettendo una locomozione ad alta velocità e ad alta resistenza che nessun altro primate è in grado di fare. La struttura del bacino, completamente rimodellata, con le ali dell'ileo che si vanno all'indietro per poter agganciare dei muscoli glutei fortissimi. La spina dorsale, cambiata completamente, con cifosi e lordosi. Il foro occipitale, centrale. Ancora oggi è facile distinguere un Australopithecus da un panide per il fatto appunto del foro occipitale centrale. L'abbassamento della laringe, la degenerazione dell'organo vomero nasale, la perdita dell'osso penico, la perdita dell'estro manifesto. Potrei continuare per dire come l'essere umano, da un punto di vista morfo-funzionale, è assolutamente un'entità specialistica, specializzata a vivere in un determinato ambiente con determinate caratteristiche. Continuare a dire che l'essere umano è un'entità incompleta è assolutamente qualcosa che non ha nessun valore scientifico. Però questa cosa ci piace, no? Pensare che noi siamo fluidi, plastici, possiamo diventare qualunque cosa. Questo è il grande problema, no? del racconto mitologico per cui gli animali sono figli di Epimeteo, che gli ha dato le virtù biologiche, sì, ma le ha costretti ad essere solo all'interno del loro rango naturale, mentre l'essere umano nasce dalla dimenticanza di Epimeteo, quindi che non ci dà virtù, e dal risarcimento di Prometeo che ci dà la tecnica e il fuoco. Ecco, questa è una bellissima storia, se volete, ma non ha nessun fondamento. L'essere umano è un'entità che ha le sue caratteristiche biologiche, etologiche, fisiologiche, e la tecnologia non è compensazione, ma è un atto creativo, non è un atto compensativo. Se fosse un atto compensativo, noi dovremmo vedere una decelerazione della tecnologia, no? Nel tempo. Se fosse compensativa, dovrebbe decelerare, e invece accelera. In realtà, la carenza non è la causa della tecnologia. La carenza è la conseguenza della tecnologia. È un bias epistemico molto importante, una vera e propria fallacia logica interpretare
una conseguenza per la causa di un processo. Insomma, io sono nato negli anni 60, a dire il vero alla fine degli anni 50, nel 59, sono vecchissimo, e ho vissuto negli anni 60, 70, stavo benissimo, vi assicuro, senza cellulare. Non è che sentivo la carenza del cellulare. Ora se ti dimentichi il cellulare ti senti perduto. La tecnologia ci costruisce dei bisogni, delle necessità. Non va a compensare delle mancanze. Allora, questo lungo discorso nasce dal fatto che molto spesso si evita di dire che l'essere umano abbia una natura perché si ha paura che di cadere in una visione deterministica dell'umano, perché questo è il grande rischio. Ma questo è il grande rischio se accettiamo la visione cartesiana che la natura sia semplicemente res extensa, che non ci sia creatività nella natura. E quindi se pensiamo che la natura sia un'entità amorfa, passiva, ripetitiva, e io dico no, non lo è, non lo può essere, perché tutte le volte che un animale si trova davanti a una situazione si trova sempre a dover gestire un margine di novità, sempre. Tu puoi fare 100 volte lo stesso percorso, farai 100 percorsi simili, ma non 100 percorsi identici. Per cui in natura non è possibile ripetere, bisogna sempre anche creare. La natura assolutamente, a questo punto dobbiamo sganciare quello che si evolve in una specie perché è funzionale a un bisogno, e noi siamo raccoglitori perché siamo animali onnivori, che quindi si nutrivano prevalentemente di frutta, di bacche, di uova, di larve. Noi non siamo dei predatori, siamo dei raccoglitori. Poi abbiamo imparato anche a cacciare, ma la nostra natura è quella di raccoglitori. Per questo siamo attratti dalle icone, perché le icone si raccolgono. Ecco, se la nostra tendenza a raccogliere nasce perché è funzionale da un punto di vista adattativo all'alimentazione dell'essere umano, e se la tendenza del gatto a rincorrere si sviluppa perché è funzionale al bisogno del gatto di mangiare carne, detto questo, quando ti ritrovi una disposizione, non è lei che ti muove, sei tu che la utilizzi. Quando ti ritrovi una disposizione, la puoi utilizzare nel gioco, la puoi utilizzare in tanti modi differenti. Se nell'essere umano si è sviluppata la tendenza a raccogliere, ciò non di meno, per esempio, raccolgo libri, non raccolgo bacche. Il mio gatto gioca con le palline. Cioè, voglio dire che le tendenze sono degli strumenti che consentono al soggetto di esprimere il proprio comportamento. Quindi avere un innato, avere una natura, non significa essere condannati al determinismo. Significa avere delle dotazioni che ti consentono di interfacciare il mondo in un certo modo, esattamente come i nostri organi sensoriali, i nostri organi cognitivi e motivazionali ci portano a interfacciare il mondo in un certo modo, ma interfacciare il mondo in un certo modo significa comunque avere dei margini di libertà molto ampi. Come vi ho detto, uno può raccogliere qualunque cosa, può collezionare qualunque cosa. Non è che l'essere, il fatto di avere una natura sillegica dell'essere umano lo porta necessariamente a collezionare qualcosa di specifico. Io spero di essere chiaro in questo, che è il punto su cui vorrei poi costruire il nostro ragionamento. Il fatto che l'essere umano sia portatore di alcune motivazioni intrinseche, quando parlo di motivazioni intrinseche sto parlando dei famosi predicati verbali, cioè sto parlando della tendenza a raccogliere,
del fascino della raccolta. Ma ne abbiamo altre di tendenze intrinseche, di motivazioni intrinseche. Noi siamo un'entità profondamente imitativa. Abbiamo una motivazione mimetica molto forte. Prendi un bambino molto piccolo, lo metti davanti a un orologio che pendola, dopo un po' anche lui farà così. Noi imitiamo qualunque cosa. Siamo fortemente imitativi. Noi siamo fortemente collaborativi, fortemente competitivi. Insomma, abbiamo tutta una serie di cose e siamo fortemente epimeletici. Cioè, davanti a un cucciolo proprio non capiamo più niente. Cioè, l'epimelesi è una motivazione. E quello si dice, ho la tenerezza. Hai l'epimelesi, cioè hai la motivazione a portartelo a casa, ad accudirlo, ad accarezzarlo, a dargli da mangiare, a proteggerlo. E guardate, è così forte la tendenza epimeletica dell'essere umano che addirittura la Apple faceva dei computer tondeggianti che attraevano a tal punto che poi le persone non volevano più cambiare il loro computer, quindi hanno detto è meglio farli squadrati che non abbia nessun aggancio con l'epimelesi, perché tutto ciò che è tondo crea un legame, ci affezioniamo. Guardate, le macchine che hanno avuto successo sono la 2 cavalli, il Maggiolone, la 500. Cioè ci piace e anche quando adesso facciamo dei robot li facciamo infantili. Cioè utilizziamo il baby schema perché sappiamo che il baby schema attrae la nostra attenzione, ma attrae la nostra attenzione perché noi siamo epimeletici. È chiaro? Cioè, se tu tiri la pallina a un coniglio, mica ci corre dietro, non corre dietro la pallina, il coniglio va dall'altra parte. Questa è la base dell'etologia, no? La base dell'etologia dice, guarda che il mondo esterno può solo richiamare qualcosa che è dentro di te. Il mondo esterno può evocare una tua tendenza, può suscitarla, ma non può provocarla. La grande querela tra etologia e behaviorismo nasce proprio da questo, perché mentre i behavioristi pensavano che il comportamento fosse uno stimolo che produce una risposta, per Lorenz, Tinbergen, von Frisch, insomma tutta l'area dell'etologia centroeuropea, dicevano no, non è così. Il mondo esterno suscita qualcosa che hai dentro. Addirittura Lorenz diceva, a volte non serve neanche che ci sia l'oggetto che si muove per suscitare il comportamento predatorio. Ed è una cosa che chiunque ha un gatto lo sperimenta. Cioè verso sera, quando la motivazione predatoria del gatto raggiunge l'acmè, dei limiti impensabili, tu vedi il gatto che corre dietro al nulla. E questa è la prova, secondo Lorenz, che non è l'oggetto a suscitare il comportamento, ma è la motivazione intrinseca che semmai, quando trova l'oggetto, si esprime. Ecco, parlare di motivazioni, e quando io ho scritto l'anno scorso un libro che si chiamava Le radici del desiderio, che prendevano in considerazione che cosa? Una critica a uno delle tante espressioni, uno dei tanti principi basati sulla carenza che l'umanismo ci ha posto. Non solo la teoria dell'incompletezza con l'idea della tecne come compensazione, eccetera, eccetera, ma anche l'idea che il desiderio sia mancanza di qualcosa. Cioè vorremmo dire che il gatto è mancante di palline, oppure che il bambino sulla spiaggia è mancante di conchiglie. Cioè l'idea che il desiderio sia una mancanza è un errore grave, che produce anche delle distorsioni di cui siamo tutti vittime. Cioè noi veramente pensiamo che noi desideriamo delle cose. Ci hanno fatto credere che noi desideriamo delle cose. Noi desideriamo delle azioni, non delle cose. Il predicato verbale si esprime attraverso un'azione. Il raccoglitore vuole raccogliere. Il predatore vuole rincorrere.
Quindi la struttura desiderante è un verbo che può dar luogo a delle proiezioni di target o di risultato. Ma queste sono funzionali al verbo. Cioè, voi non farete mai contento una persona che ama raccogliere funghi portandogli una cassetta di funghi. Perché per lui il piacere è andare in un bosco a raccogliere funghi, non avere dei funghi. Gli oggetti ci danno una soddisfazione momentanea. Sono tossici per certi versi. Sono tossici perché creano delle dipendenze. Viceversa, il desiderare come dedicazione, dedicarsi a un'attività, il desiderare come donarsi a un'attività, ci dà l'appagamento. Cioè ci dà quella condizione interiore per cui ci sentiamo bene. Fateci caso, noi ci sentiamo bene quando facciamo delle azioni, non quando prendiamo delle cose. La felicità che ci dà una cosa è assolutamente fuggevole, momentanea, e a volte porta fuori anche un retrogusto amaro. Come dico, la cultura delle cose, la cultura della mancanza è tossica, perché suscita una visione narcisistica del soggetto. In fondo il consumismo nasce proprio da questa diseducazione del desiderio, che porta al bisogno costante di consumare degli oggetti, perché ogni volta che ci appropriamo di un oggetto poi siamo tristi. Subito dopo siamo tristi. E quindi dà luogo a un atteggiamento compulsivo, non lo possiamo negare. Questa è la società dei consumi, una società compulsiva, è una società dell'infelicità. Perché toglie alle persone la possibilità di esprimere la loro natura, la loro vaghezza, direbbe Leopardi. Toglie alle persone la loro vaghezza. Ed è eccezionale, Leopardi, perché utilizza la parola vaghezza proprio sospendendo, operando una sorta di epoché sull'oggetto. Vaghezza è vago, è predicato verbale, non è complemento oggetto. Quindi mi hanno chiesto: ma tu come hai fatto a cercare di estrarre le motivazioni dell'essere umano? La mia risposta è: ho osservato come fanno i bambini a giocare. Basta solo osservarli. Osservarli con un occhio etologico. Osservarli come osservo il gatto, il cane. E mi rendo conto che al gatto non posso proporgli dei giochi di raccolta. Perché il gatto mi guarda e dice: sei matto? Raccolgo cose. Quindi devo cercare di capire. Se voglio far giocare un cane o far giocare un gatto, devo sapere quali sono le sue motivazioni. Devo sapere dove posso ingaggiarlo. I bambini, quando giocano, ti fanno vedere esattamente quali sono i loro predicati verbali. Lo vedi subito. Lo vedi immediatamente. Basta solo tirar fuori il verbo dall'azione. E ovviamente eliminare i sinonimi. Raccogliere potrebbe essere catalogare, potrebbe essere collezionare, potrebbe essere fare incetta, ma sono tutti sinonimi di una stessa identica motivazione. Prendi e porta in tana. Ecco, per me questo è un aspetto molto interessante, perché nel momento in cui comprendiamo che il desiderio è un'azione e il desiderio non nasce da una mancanza ma da un'esuberanza, e qui ovviamente, se vogliamo fare un parallelo con i filosofi, ci viene in mente Spinoza, ci viene in mente Nietzsche, ci viene in mente Deleuze, potremmo andare avanti. Allora comprendiamo che il nostro desiderare è un, come dico, donarsi al mondo,
darsi. È lì che sta la felicità, quando ti doni, quando ti dai in un'attività, quando ti dai agli altri. E quindi torniamo a questa epimelesi. Questa epimelesi, che è una delle motivazioni più forti dei mammiferi, è che è una motivazione fortissima nell'essere umano. Potremmo dire che tantissime attività come l'agricoltura e l'allevamento nascono proprio dalle epimelesi, cioè da quella tendenza dell'essere umano di prendersi cura di qualcosa. È proprio una tendenza affettiva. Ma se dico che è una tendenza affettiva, non dico che questa non possa diventare anche una attribuzione di senso, una rappresentazione cognitiva. Cioè tutte le nostre emozioni, la nostra affettività sostiene la nostra cognitività. Non è antinomica alla nostra cognizione. Non si oppone. Le emozioni sono fortissime nel favorire l'apprendimento. Se sei emozionato, apprendi. Se non sei emozionato, non apprendi. Definiscono anche il modo di apprendere. Definisco anche la metacognizione, quali sono gli aspetti che tu vai a esercitare nell'apprendimento. Le emozioni definiscono anche i nostri pensieri. Fateci caso, quando siete stanchi alla sera e vi mettete a letto, immediatamente viene fuori un brutto pensiero. Non ho pagato quella bolletta che è scaduta. Cioè ti viene in mente lì. Allora dici, aspetta un attimo, calma, accendi la luce e scrivi domani la prima cosa da fare è pagare la bolletta. Spegni la luce, salta fuori un altro pensiero del cavolo. Ma perché tu hai aperto la cartella pensieri del cavolo e lì ci sono tutti quelli. Cioè la tua condizione emozionale, stressata, ansiosa, spaventata, ti ha portato in quella cartella. E stai tranquilla che più pensi, più ne vengono fuori. C'è una lista? Ecco, quello che voglio dire è che sappiamo da grandissimi studiosi, pensiamo a Damasio, pensiamo a Panksepp, pensiamo a tantissimi neurobiologi che ci dicono, guardate, che non è che le emozioni ostacolano il pensiero, le emozioni sono quelle che sostengono il pensiero. Quindi, quando parlo di motivazioni, cioè di tendenze innate a raccogliere, a competere, a collaborare, a prendersi cura, no? La motivazione primeletica, non sto parlando di qualcosa che si ferma nel rapporto parentale, ma che si estende oltre il rapporto parentale. Cioè la cura è qualcosa che non può essere assegnata esclusivamente ai comportamenti parentali. Nasce, si sviluppa nei mammiferi come comportamento parentale, ma poi diventa così forte nell'essere umano, proprio perché abbiamo un cucciolo estremamente immaturo, paragonate un neonato umano con un neonato di scimpanzé e vi renderete conto che un neonato umano è un feto ancora, è assolutamente un parto prematuro quello umano, ed è comprensibile perché la statura eretta non poteva consentire, a meno che di cadere in una distocia, cioè in un parto distocico, il completamento della testa, non sarebbe potuto passare per il canale del parto. Quindi mentre uno scimpanzé, un bonobo, un gorilla ti partorisce un cucciolo che ha circa il 50% del volume encefalico dell'adulto, un essere umano sta tra il 20 e il 25%, è un quarto, non la metà. Ha le ossa craniche non ancora saldate, la cosiddetta fontanella, non le fontanelle. Tutto il sistema nervoso non è ancora mielinizzato, cioè significa che il sistema nervoso non funziona, non riesce ancora a organizzarsi.
per quello che il bambino non sa neanche tenere sulla testa. Un cucciolo di scimpanzé si tiene, un bambino no. In più l'essere umano ha un'età evolutiva lunghissima, confronto alla vita naturale che dovrebbe avere. Questo ci fa capire che solo un essere particolarmente dotato di cure parentali poteva tirar su un cucciolo così bisognoso. L'essere umano quindi è così portato, è così richiamato, esattamente come il gatto con la pallina. Noi siamo così richiamati dal baby schema che il baby schema funziona non solo con i nostri cuccioli, ma anche con i cuccioli di altre specie, perché l'allevamento nasce dal maternaggio e ancora oggi troviamo tantissime popolazioni che allattano al seno cuccioli di altre specie, che siano maiali, cani, scimmie di altro tipo, quindi, e che nasce proprio per il fatto che c'è una motivazione che viene richiamata dalle caratteristiche infantili del cucciolo, perché come Cora Lorenz disse, tutti i cuccioli hanno delle caratteristiche comuni, lui le chiamava universali pedomorfici, cioè in pratica oggi li chiamiamo baby schema, cioè delle caratteristiche per cui testa grande, occhi grandi, caratteristiche che richiamano in noi la voglia di proteggere, quella che normalmente chiamiamo tenerezza. Ma non solo, anche gli oggetti sono in grado di suscitare questo. Quindi quando parliamo di cura, parliamo di una motivazione fortissima nell'essere umano, cioè la motivazione epimeletica, dal verbo greco epimeleomai, significa mi prendo cura. La motivazione epimeletica ha una potenza nell'essere umano molto forte, che purtroppo non viene educata, non viene esercitata nei bambini. Io parlo di una diseducazione sentimentale, ovvero che avremo bisogno di una nuova educazione sentimentale. Perché tutta l'educazione dei bambini viene fatta sulla competizione, non viene fatta sulla collaborazione, non viene fatta sull'epimelesi. E questo ovviamente fa sì che se anche nasci con delle tendenze epimeletiche, soprattutto nei maschi vengono distrutte dall'educazione che tu devi essere forte, devi essere duro, non devi lasciarti emozionare, non devi essere fragile, un tempo addirittura si diceva non fare la femminuccia. Questo è una diseducazione sentimentale molto grave. Quindi, quando parliamo di cura stiamo parlando di qualcosa che caratterizza l'umanità, non stiamo parlando di qualche cosa che è confinato solamente nel sesso femminile. Stiamo parlando di qualcosa di importante che riguarda tutti. E questo potremmo dire che purtroppo l'etica della cura non è stata sviluppata perché c'è stata una prevalenza di una etica maschilista basata esclusivamente sulla deontologia e sulla razionalizzazione del comportamento morale. E quindi avremo bisogno di un'etica che sia completa, che non sia esclusivamente deontologica, kantiana, razionale, ma che sia anche affettiva, perché noi siamo anche affettività. E guardate, la cura non è necessariamente un rapporto binario. E questo l'aveva capito perfettamente Martin Heidegger. In Essere e Tempo dedica una parte importante e assegna una parte importante alla cura, che diventa in Heidegger il principio stesso dell'esserci. Il principio primo dell'esserci è la cura, nasce nella cura. La cura che consente all'essere umano di andare oltre se stesso e prendendo rapporto col mondo. Del resto la parola epimeleia la troviamo in Socrate, già nell'Alcibiade primo, quando dice la cura è il motore dell'anima. Lo ritroviamo poi in Platone nella Repubblica, l'epimeleia come cura dello Stato. Lo ritroviamo
nell'etica nicomachea di Aristotele. Ma la cura rappresenta un aspetto importantissimo dell'essere umano. L'etica della cura è un'etica della responsabilità, una responsabilità non deontologica, ma una responsabilità che nasce, potremmo dire, con le parole di Levinas, dal sentirti interpellato dall'altro, dal sentirti con l'altro, dalla soggettività come momento relazionale, non come momento individuale e come momento quindi di sovranità dell'individuo sulla soggettività. Io penso, ma ovviamente lo penso con grandi studiosi, insieme a grandi studiosi come Nancy, come Italiano Esposito, come tantissimi filosofi, che sia impossibile trovare un senso alla propria vita in se stessi. Cioè, tu troverai un senso alla tua vita solamente nella misura in cui comprendi che la tua vita è una donazione agli altri. Comprendi che la tua vita è uno stare e costruire dei legami. Io credo fortemente in questo, credo fortemente nell'etica della cura e nell'ontologia dell'essere ikun, potremmo dire del dialogo ergo sum, del sono perché sono in rapporto dialogico con gli altri. E penso che sia praticamente impossibile avere un'attenzione se non si parte da questo, se non si parte da questo mettere in discussione un aspetto della modernità che è legato al cogito ergo sum, della chiusura solipsistica, che poi naturalmente questa chiusura solipsistica nella società postmoderna necessariamente diventa una società narcisistica, un individualismo illimitato, lo diceva la filosofa Elena Pulcini, no? L'illimitatezza dell'individuo, l'individuo che non riconosce più un limite, ma che si disgiunge dagli altri, che non riconosce più l'incontro con gli altri, il convivium, la capacità di stare insieme agli altri. E questo è il grande rischio, perché noi stiamo chiudendo la nostra pelle. Guardate, io non sono un neoluddista, un tecnofobico. Anch'io uso computer, vado su internet, ho una pagina Facebook, ho un blog, uso il cellulare. So perfettamente che la tecnologia ci dà delle opportunità, però la tecnologia può anche essere una chiusura se parallelamente non c'è anche un'apertura a qualcos'altro. Cioè, mi spaventa molto il fatto che i bambini oggi passino 8 ore al giorno su dei dispositivi digitali, da giochi elettronici a serie TV, a social tipo TikTok o Instagram. Cioè, praticamente il rapporto col mondo viene completamente eluso. Le mani nella terra, la carezza anche a un animale, la carezza a un tuo prossimo, la partecipazione, no? Gaber diceva libertà e partecipazione, ecco, bisogna partecipare, ma stiamo sempre meno partecipando, ci stiamo sempre più chiudendo dentro degli spazi virtuali. Non penso di essere un tecnofobico se dico, bisognerebbe fare anche un'educazione alla relazione. Un'educazione al rapporto con la natura, un'educazione ai sentimenti. Perché altrimenti la pelle rischia di diventare un semplice involucro che contiene degli organi, può contenere della tecnologia. La tecnologia sta diventando sempre più infiltrativa, diventerà sempre più infiltrativa. Ma non sarà più una pelle che si relaziona, che tocca, che entra in contatto. Vorrei fare troppo tardi, scusate se devo sempre...
E invece la pelle deve essere un luogo di ospitalità, un luogo che crea quel sentimento del sentirsi con, dell'essere in relazione. Altrimenti, come dico, la pelle diventa un vestito, diventa un involucro, diventa un contenitore. E lo vediamo. Ormai l'idea di questa bellezza omologata fa sì che la stragrande maggioranza delle persone vuole inserire all'interno di questo involucro di pelle tutte le possibili protesi e cambiarsi e modificarsi sulla base di un'omologazione. La pelle non è più un contatto. La pelle non caratterizza più le tue storie, perché sulla pelle ci sono i segni della tua vita, ci sono i segni della tua storia, ci sono le esperienze che hai avuto. E allora in questa situazione io dico sempre, quando parlo dell'amore per gli animali, dico: oggi un cane, un gatto forse ha delle cose importanti da dirci, che ci stiamo dimenticando, che siamo mammiferi, che siamo entità sentimentali, che siamo entità collegate alla biosfera. La biosfera non è la nostra casa, la biosfera è il nostro organismo. Noi siamo parte di questo organismo. Non sta bruciando la nostra casa, stiamo bruciando noi. Questo rapporto. Forse il cane, oggi il cane o il gatto, soprattutto se non antropomorfizzato, se non trasformato in un bambino, se non trasformato in un peluche, se non mortificato nelle sue caratteristiche, ma se lasciato libero di esprimersi, forse può essere il nostro Virgilio che ci mostra l'inferno e il paradiso, ci mostra quali sono le attenzioni che dovremmo avere. Grazie.